Non vedo nessun cattivo qui. Perché non diamo un'occhiata? Salve a tutti! Io sono Quentin Beck, maestro illusionista. Questa qui è Betsy, la mia socia, mentre lei è Cole, consulente tecnica. E questo... è l'intrattenimento del futuro. Sì, certo, come no. Eccellente! Cole? Un baldo giovane pronto a immergersi nel domani che lo aspetta. C'è qualcun altro tra voi con il cuore colmo di coraggio? Venite, venite tutti a vivere il futuro! C'è una postazione più avanti. Non fermarti. Se l'esperienza ti è piaciuta, parlane agli amici e visita uno dei numerosi Mysterium appena aperti in tutta la città. Il periodo gratuito termina presto. Grazie, Betsy. So che lo farà. Ora personalizza l'esperienza. Mentre guardi queste immagini, vorrei che pensassi al tuo futuro, ai tuoi sogni e desideri. Oh, sì. I dati sono perfetti. E abbiamo vinto. Non ci credo! Buon divertimento. Non preoccuparti, io potrò vederti e sentirti. Se ti senti a disagio, puoi avvertirci. E ora, vivi il tuo sogno. Ok, ci sono! Coraggio, sì! Così vi voglio! Tenetevi forte! Andiamo! Ok, vai con il break! Siamo tutti fuori! Non vi sento! Casa. Boom! Sì, baby! Facciamolo ancora una volta! Superiamo ogni limite! Divertiamoci!
fare anche Genki. Dov'è finito Martelli? Era reale. Prima combatto, poi analizza. Sono fuori! Beh, mi senti? Sì, sì. C'è forse un problemino tecnico. Ovviamente! Scusa, non ti vediamo. Spiegarci che succede. Il locale era in delirio, poi sono arrivati i cattivi. E ora è un delirio per me. Non stai ferito, vero? Sto alla grande! Ma non potete, tipo, staccare la spina! Non è così facile. Ma ci proviamo! Perché lì e i suoi sono qui? Tutto nella mia testa! Beck mi ha chiesto di pensare al futuro per creare l'illusione! E io avrei pensato a questo! Che roba! Manca poco! Te la stai ancora cavando bene? Più o meno! Resisti! Solo qualche secondo! Beck ha parlato di realizzare il mio sogno! Ma sembra più un incubo! Ecco il mixer. Raggiungi. E fretta. Se finisci la canzone, puoi interrompere il programma. Ci siamo. Dovresti vedere un'uscita. Cosa sta succedendo? Ehi, stai bene? Sì. Mi spiace tantissimo. Faremo il possibile per capire cos'è successo. Ma nel mentre... Miles! Allora, che succede qui? Oh! Il futuro dell'intrattenimento pare abbia ancora qualche bug. Ah. Ciao, Peter. Bella maglia. Scarpe. Bellissime scarpe. Bello tutto. Ehi, Miles. Genki? Ragazzi, lui è il mio amico Harry. È da poco tornato dall'Europa e sta fondando un nuovo centro di ricerca. Volevi dire stiamo fondando un centro di ricerca? Ciao. Piacere. Nuovo lavoro, eh? Avrai ancora tempo per insegnare? Oh, troveremo un modo. Andiamo? In realtà, qualcosa mi ha scombussolato un bel po' la testa. Ce ne andiamo. Ok. È stato un piacere, Harry. Piacere mio. Stai bene? Certo. Anzi, sai cosa? Ti raggiungo più tardi. Ehi, dobbiamo parlare con Miles per vedere se sta bene. Sì, certo. Ok. Sembravano simpatici. Peccato si perderanno una serata pazzesca, eh? Ok, ecco il piano. Stasera va in scena il greatest hits della nostra infanzia. E i tre singoli di punta sono le nostre giostre preferite. Benvenuti! Ok, facciamolo. Su, salite! Non avete idea di cosa vi aspetta. Buona fortuna. Ne avrete bisogno. Dai, Pete, credo in te. Ok, giocatori. Dito sul grilletto, occhi sul bersaglio.
il grande campione conserva ancora la corona! Ragazzi, non lo volete il premio? Siamo a posto, grazie. Mi donerebbe molto. Ed ecco la nostra campionessa MJ Watson! Scala le classifiche con il Turbo Demone! E vai! Proviamo le altre giostre e i giochi più avanti. Se ci diamo dentro... Aspetta, proviamo questo. Ma perché mi sono lasciato convincere? Ah, senti il profumo dei popcorn! Come puoi pensare a mangiare anche ora? Mi conosci! Sono multitasking! Certo! Ci siamo tolti di mezzo quella spirale rotante. Mi è sempre piaciuta un sacco. Quindi... E vai! Proviamo le altre giostre e i giochi più avanti. Se ci diamo dentro, avanti, possiamo vincere un Sai premio! Che di fare sì, avevo letto in giro. Spero allora... che il Turbo Demone sia spaventoso come lo ricordo. Il re della lunetta? Non sapevo che ti piacesse il basket, Harry. Con l'energia che mi sento addosso, potrei fare di tutto. Wow, ecco! Sì, dagli una lezione, Pete! Sì, andiamo! Altro giro, altra corsa. Ero la prima lanciatrice della squadra di soccer alla scuola. Il picchiatutto ci chiama. Dovete solo lanciare la palla. Gioco da ragazzi. Dicono che le piramidi siano le strutture più solide. Verifichiamo. Conosco qualcuno che ha speso $20 per perdere al picchiatutto. Sì, sì. Non dovrebbe essere possibile. Un'altra è andata. Pronto a mettere alla prova il nostro amore? Voi fatevi dichiarare anime gemelle. Io provo da solo. Vediamo se ho speranze come Casanova. Buona fortuna. Anime gemelle. È impegnativo. Che può dirci che non sappiamo? Magari che dovremmo vivere insieme? O che al momento abbiamo troppe cose in ballo per pensarci? Sì, può darsi. Oh, penso si sbagli. E poi che cosa misura? La temperatura corporea? Oh, il pH della pelle? Non sarà così sofisticato. Di qua, proviamo questa. Ce ne mancano solo tre. Che dite, go-kart? Oh, tu al volante? Io passo. Andiamo, piccioncini. Ci aspettano altre sorprese nel parco. Tranquillo, ti aiuto. Quello è... Tombstone? Ma che ci fa qui? A guardarlo direi... il meccanico. E il soccorritore. Grazie di avermi tirato fuori. Me la sono vista brutta. Magari proviamo le montagne russe, che ne dite? Tombstone? Misterio? Questo parco è una calamita per criminali redenti. Sì. Forza! Ci aspettano ancora altre meraviglie sul viale dei ricordi. Megapood! Ah, niente da fare. Da qui non si passa. Si è in corso. Dai, voglio sedermi in prima fila. Prego. Che gentiluomo. Cosa c'è? Sono nervosa. Tranquilla.
probabilità c'erano che la ragazza a cui Harry ha regalato il premio capitasse proprio accanto a lui. Già, si apre un mondo di cuori a arcobaleno. Glielo diciamo. Che cosa? E vi sbigliate voi due? Stavo solo ricordando a MJ di tenere sempre le mani dentro al vagone. Vero? Non mi ci vado proprio. Ok, cuor di leone, e adesso? È l'ora del gran finale. Il super sub. Puoi dirlo forte, baby. Non sono mai arrivato alla gran finale. Ma è proprio per questo che continuo a tornare. Forse è l'anno giusto. Vorrei farli vedere a Miles. Egli ha un gran talento. Teoria del colore allo stato puro. Un gusto familiare, ma moderno. Qualcuno ha consumato il manuale di arte a scuola. Cosa vuole l'ammiratore segreto? Chi, Jonah? Niente, neanche una parola sul mio articolo. Ma come fai a lavorare per lui? Perché non troviamo qualcosa da picchiare? A destra. No, la casa stregata è chiusa. Salvato dalla manutenzione. Ciao, Gina. Come si chiamava quel locale che ci chiamiamo prima? No, quelli con i cili. Tu sì che hai dei gran bei muscoli. Benvenuti! Chi vuole cominciare? Pete, forza! Sì. Andiamo! Bene! Vacci piano, Harry. Non farti male. L'unico a farsi male sarà il tuo orgoglio. Ragazzi, fate i bravi. Scusa. Ma che cosa? Ok. A quanto pare è proprio l'anno giusto. Harry, è la fine del mondo. Sì, io non so come ho fatto. Ok, vi va qualcosa di più tranquillo? Alla ruota panoramica c'è meno fila di prima. Ha ha ha!
Ehi, vi lascio andare avanti a fare i teneroni. Voglio vedere se riesco a vincere un altro paio di unicorni. Sembri davvero felice. È strano. Harry ha una seconda occasione e sento quasi di averla anch'io. Voi sarete una squadra incredibile. Un posto del Bugle? Jonah ti ha messa in prima pagina. Sarai caporedattrice. Ah, ci voleva lo champagne. Cacciatori, scorpioni ed esplosioni. Oh cielo. Ha pubblicato il pezzo del tipo. Jay. Ha già raggiunto 5.000 visualizzazioni. Dovevo scrivere di un'altra cosa. Così che si fidasse, in qualche modo. Ehi, ti inventerai qualcosa. Lo fai sempre. Figurati. E se mai volessi una mano da tuo amichevole Spider-Man di quartiere, anche noi saremmo una squadra incredibile. Anche se ho dimenticato lo champagne. La prossima volta. Di qua. Via da qui! Ecco Tombstone. Qui? Beh, ricambio il fastidio! Volevo solo godermi una serata libera, ma figurati! È sotto tiro! Mi serve un mano qui! Stiamo cercando di sostenere Tombstone! Sorpresa! Speravate di fermarmi con una corda, il potere dell'amicizia? Possiamo rimandare! Questo non è un buon momento! Il ragno è a terra. Pensate a tutto. Sto arrivando, Ronnie! Quelle reti non scherzano! Facciamo fuori il ragno! È il vino! Risposta! Di mezzo il ragno, adesso! Ti aiuto io, Lonnie! Non cadere, non cadere, non cadere! Oh no! Devi scusarmi, Lonnie, vorrei davvero aiutarti!
aiuto! Dobbiamo parlare. Certo che dobbiamo. Spider-Man. Lo so, lo so. Ma prima, cos'è quella roba che spari fuori? Ah, credo sia la cura che sto facendo. Il dottor Connors ha detto che è una tuta che ha la capacità di apprendere da sé. Ma non credevo che... Aspetta. Sai cosa vuol dire, giusto? Abbiamo entrambi i superpoteri. Pensa a cosa potremmo fare per curare il mondo! Oh, scusami. Io devo ancora capire bene come funziona. Beh, è un vero peccato che nessuno di noi abbia un laboratorio all'avanguardia dove condurre qualche test. Vado a controllare che sia tutto in ordine. Ci vediamo lì. Chiamami quando hai fatto.